sì, si può fare sempre di più. Non, è stata una partita, secondo me, vinta mettendo l'agonismo che ci vuole in Serie B. Cittadella è una di quelle squadre che incarna questo spirito e ragazzi, avevo detto che prima di tutto serviva mettersi al loro livello sotto questo punto di vista. E i ragazzi lo hanno fatto, sono molto contento per loro perché è stato un momento difficile, tuttora viviamo un momento difficile perché è cambiato poco, abbiamo fatto un risultato, ma noi ci abbiamo sempre creduto tra tutte le difficoltà e finalmente possiamo gioire per una vittoria, però dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra perché il momento è sempre comunque complicato e difficile, ma come ho sempre detto, con il lavoro se ne esce. Oggi i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro, e a partire dallo spirito, dall'agonismo e poi si è vista anche qualche discreta giocata. Non credo che abbiamo fatto nulla di eccezionale, ma il Cittadella è una di quelle squadre con cui devi giocare anche un po' sporco, perché sennò diventa durissima. Ecco, Mister, oggi, buonasera. buonasera, Luigi Di Marzio, una cosa le volevo chiedere, ma cosa è cambiato rispetto a prima? Cioè, io comunque ho visto oggi un Pescara molto più accorto, anche molto più intelligente, tatticamente. Rispetto a prima, cosa è cambiato? È lei che ha toccato le corde giuste, i giocatori si sono fatti un esame di coscienza, la società che è intervenuta, qualche giocatore che ha capito che forse non stava rendendo per quello, insomma, che poteva fare. Che lei che spiegazione dà? Che lettura dà? Cioè, comunque oggi ho visto un Pescara completamente diverso rispetto a prima. No, ma è un po' di tutto. Quando ci sono i momenti negativi serve tutto, serve l'intervento della società, serve farsi un esame di coscienza a partire dall'allenatore, lo staff e poi arrivando per i giocatori. Quindi io ho un gruppo di bravissimi ragazzi che mettono tanto impegno. Io l'ho sempre detto, viviamo ancora un po' di scorie dell'anno scorso e serviva un qualcosa per toglierci per toglierci un po' di polvere di dosso. Quindi purtroppo serviva questo e ce l'abbiamo fatta oggi. Siamo contenti, ripeto, sono molto contento per i ragazzi perché in allenamento mi hanno sempre dato tutto, mi hanno sempre seguito, hanno sempre cercato di mettere in pratica quello che lo staff cercava di chiedere e a volte ci sono riusciti, a volte no, e oggi lo hanno fatto molto bene, come l'hanno fatto anche in altre partite dove magari meritavamo qualcosina in più e non ci siamo riusciti. Ti volevo fare una domanda, siamo in diretta. Insomma, a me è piaciuto molto oggi, ma noi ne parlavamo anche nelle precedenti conferenze stampa, anche ieri nel corso della vigilia di questa partita, l'ordine tattico, soprattutto nel primo tempo. Era questo l'obiettivo? Ci stai gradualmente riuscendo? È un po' questo il segreto, se vogliamo, per ripartire? Sì, ma quello credo che sia la base. Quello che ci è mancato fino a questo momento è un po' quello, ma non perché non ci avessimo mai lavorato. Uno, perché oggettivamente abbiamo cambiato tante formazioni e tanti moduli in campo per necessità. Io non sono uno che ama cambiare tanto. Se lo faccio è perché vedo che magari cerco di trovare soluzioni, cerco di trovare le posizioni giuste ai calciatori, quindi ci abbiamo sempre lavorato. Poi tante volte succede che magari devi lavorare di più, ci vuole un po' di tempo e questa settimana abbiamo lavorato tanto su questo sistema di gioco e lo abbiamo fatto oggettivamente bene, possiamo migliorare, dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo ci siamo schiacciati un po' troppo, probabilmente perché siamo calati e i centrocampisti non riuscivano più a dare pressione e poi nel momento in cui abbiamo cambiato qualcosina, ci siamo messi 5-3-1-1, abbiamo dato un po' più pressione centralmente, lì secondo me la partita è un po' finita. Senti, Vokic era considerato un riempitivo. Beh, se vogliamo, è paradossale dopo quello che stiamo vedendo.
No, non è che era considerato un riempitivo, è che purtroppo Vokic fino a questo momento ha fatto 4 partite in Italia, oggi era la quinta, anzi la sesta perché ha giocato a Lecce, l'anno scorso ha fatto 4 presenze, quindi è normale che quando tu prendi un giocatore così lo conosci anche per vie traverse, per quello che ti dicono, perché non hai avuto modo di vederlo sul terreno di gioco, perché poi la partita è una cosa, gli allenamenti sono un'altra. Lo stiamo conoscendo adesso, lui ha grandi mezzi, ha grandi qualità, e come ha i suoi limiti, i suoi difetti, come ognuno di noi, però sicuramente è un giocatore che ha tantissima qualità e la può mettere a disposizione del gruppo, questo sì. Ho perso un paio di anni di vita, quello sì. No, perché no, mi dispiaceva sul momento perché avevamo fatto una partita praticamente perfetta, non perché stessimo giocando una partita mostruosa, non sotto questo punto di vista, ma perché per lo spirito, per l'attenzione che la squadra ha messo in campo, per il concedere pochissimo agli avversari, per concedere tutte quelle giocate che Cittadella fa e le fa benissimo, le seconde palle, avevamo vinto tante seconde palle, quindi non è una casualità vincerle con il Cittadella, c'è stato un lavoro dietro e quindi i ragazzi hanno avuto questo grande merito. Poi le partite possono cambiare da un momento all'altro, fortunatamente loro hanno sbagliato il rigore e purtroppo nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente perché purtroppo questa è una squadra che se andiamo ad analizzare magari gli 11 che sono scesi in campo oggi, i minutaggi di allenamento che hanno fatto sono assolutamente diversi l'uno dall'altro ed è difficile che in questo momento siano tutti allo stesso livello. Quindi c'è chi sta bene e riesce a correre 90 minuti e chi ha bisogno ancora di tempo, ha bisogno di partite, ha bisogno di allenamenti. Però c'è chi sopperisce a questo con un grande spirito. Io non amo fare complimenti individuali, però una grande nota di merito credo di poterla spendere per Antonio Balzano, perché lui stesso è il primo a dire che non sta bene fisicamente, ed è la verità, perché purtroppo ha avuto una grande lesione l'anno scorso, è partito in ritardo e quant'altro, però si è messo a disposizione, ha fatto un ruolo che non è il suo, e attraverso questi grandi esempi che poi nasce un grande gruppo. Sì, un attaccante deve saper far tutto, perché purtroppo quando giochi con una punta sola tante volte è l'unico riferimento in avanti e quindi deve saper giocare spalle alla porta. È ovvio che ognuno ha le sue caratteristiche, lui se ha campo alle spalle è un giocatore che può rivelarsi devastante come lo è stato oggi, però è anche un giocatore che sa difendere palla, che sa far salire la squadra, quindi davanti abbiamo due giocatori secondo me fortissimi, uno più forte dell'altro e anche Asensio l'ha dimostrato, purtroppo li abbiamo avuti col contagocce fino a questo momento, speriamo che questa sosta ci possa portare ad averli a un livello atletico migliore, perché poi sono giocatori che quando ce li ha in campo li... Senti, hai allontanato i fantasmi. Ma Massimo, io non ho mai avuto fantasmi, io conosco la realtà del calcio, se perdi, se vinci sei un eroe, se perdi sei un coglione, cioè, questa è la legge del calcio, quindi cioè nulla di nuovo, insomma, tu intendi dire questo? Nulla di nuovo, quindi è normale, succede in tutte le parti del mondo, il calcio è fatto di queste cose, ovviamente l'allenatore deve dimostrare in campo e deve ottenere risultati, e quindi quando le cose non vanno bene l'allenatore è messo in discussione ed è giusto che sia così. Faccio un'ultimissima. Allora, avete preparato tatticamente molto bene la partita. Io ieri ti parlavo di D'Urso, che secondo me è un elemento chiave nel Cittadella. Lo avete limitato benissimo, non l'ha presa mai. Sì, perché siamo stati molto stretti con le linee, nessuno andava uomo, come siamo detti ieri, su D'Urso, ma quando tu hai
le linee di passaggio, le linee tra difesa e centrocampo molto strette, o non passa la palla, ma se passa è la seconda linea subito pronta ad aggredire. Oggi dietro sono stati veramente bravi, come sono stati bravi tutti quanti, e diciamo che non abbiamo spinto la squadra, la nostra squadra, ad andare in un pressing feroce offensivo, perché purtroppo il Cittadella è una squadra che aspetta e vuole solo questo, vai a prendere avanti, te la mettono dietro e devi fare grandi corse indietro, dove loro sulle seconde palle sono fenomenali, e quindi limitare le giocate di Duz e comunque in generale le loro giocate sono state determinate dall'essere un po' più attenti a non andare troppo in avanti, ma aspettarli un attimino. Massimo, l'ultima cosa volevo dirti, ciao e complimenti. L'espressione di gioco del Pescara di oggi è quella di una squadra che ha fatto l'agonismo, forse la sua arma migliore. Probabilmente tu hai una squadra in panchina. Abbiamo dunque ascoltato Oddo, che insomma ha dato ragione a quanto sostenevamo. Abbiamo sostenuto una squadra in molto anni, ma lui è l'allenatore, quindi lo sa meglio del sottoscritto. Più aspetta, che sento che parla sotto, non capisco. Okay. Vai, ma ecco, adesso vai. Sì, no, ti dicevo, che futuro ha questa squadra? Cioè, è questa la squadra che ha più futuro? Cioè, grande squadra, grande agonismo, grande compattezza. Chiaramente due giocatori fuori che della qualità fanno sicuramente l'arma migliore. Cioè, che Pescara sarà da qui in avanti? Questo Pescara, o recuperando la qualità può darsi che riusciranno anche gli altri a arrivare a questo livello di agonismo? Che idea ti sei fatto tu? Ma no, ma una squadra è fatta di... Noi siamo fatti da 28-29 giocatori, ognuno ha le sue caratteristiche, le sue qualità, cioè, ognuno ha i suoi momenti migliori e peggiori di forma. E è ovvio che a me piacerebbe avere tutti bene in salute. Fino a questo momento non è stato mai così, abbiamo potuto lavorare veramente poco perché abbiamo praticamente sempre giocato, quindi c'è stata grande difficoltà nell'organizzazione, il cambio di modulo e quant'altro, quindi è anche difficile trovare un'identità. Adesso abbiamo preso questa strada del tre dietro. E il livello di agonismo in Serie B deve essere sempre alto, non puoi sopperire con nulla, quello ce lo devi mettere sempre, perché tu puoi giocare bene al calcio quanto vuoi, ma se poi trovi una squadra che sta bassa, che riparte, che ti butta pallonata in avanti, tu comunque devi mettere il lato di agonismo che è essenziale, perché sennò arrivano sempre prima gli altri. Quindi anche le scelte saranno i fenomeni che noi la fai vedere, ma poi sono momenti in cui ce l'hanno gli altri e devi correre. Per questo, dicevo, questo è anche nelle scelte. Però è una squadra che ha anche tanti elementi con grande qualità. L'ideale è quello di trovare un giusto mix tra l'agonismo che ci vuole sempre, ma anche una certa qualità di gioco, che secondo me è nelle corde di questa squadra. Scordatevi il Pescara di 4 anni fa, perché erano altri giocatori con altre caratteristiche. Il livello di gioco non lo puoi trovare solo giocando 4-3-2-1, 4-3-1-2, lo puoi trovare tranquillamente facendo qualsiasi sistema di gioco e mettendo ogni giocatore nella migliore condizione per poter esprimersi. Mister, l'ultima è la parte mia. Io le volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda insomma anche qualche fattore esterno, nel senso, il Pescara è in una piena situazione particolare a livello societario, perché la società potrebbe passare di mano. Ecco, la squadra, lei come sta vivendo questo momento un po' particolare? Ma diciamo che i problemi della squadra fino ad oggi erano ben altri, e quindi io vi posso garantire che non ho mai sentito nessun ragazzo parlare di società. Non l'abbiamo mai fatto, avevamo altri problemi, e anche queste sono cose che nel calcio possono capitare, ma noi siamo concentrati sul... ognuno di noi sul nostro lavoro, io a fare allenatore, loro a fare i calciatori, e andiamo avanti per la nostra strada. Poi quello che succederà nel futuro non lo possiamo sapere, e noi dobbiamo pensare al presente. Il presente dice che abbiamo fatto tante sconfitte, abbiamo preso tanti gol, oggi abbiamo fatto una prima vittoria, abbiamo 4 punti in classifica e ne dobbiamo fare tanti di più. Oltre a questo non possiamo andare. Posto.